Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. I dati Auditel certificano ancora ETV Rete 7 come la prima televisione in Emilia-Romagna. ETV Rete 7, da 37 anni, un'amica di famiglia. Buon pomeriggio, un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Primo piano ancora una volta dedicato inevitabilmente alla guerra all'Ucraina da parte della Russia, alle conseguenze anche a livello locale mentre si cercano di allestire tavoli di pace. Sulla stessa lunghezza d'onda di Matteo Lepore, sabato che aveva chiesto l'intervento del governo per quanto riguarda l'accoglienza dei profughi, questa mattina il presidente regionale Stefano Bonaccini, a margine del congresso regionale della CISL, chiede risorse al governo per le famiglie che accoglieranno profughi ucraini. Vediamo. Continuano ad arrivare profughi, l'Emilia-Romagna riesce a fronteggiare questa emergenza? Sì, intanto oggi avremo un... Intanto credo che questo lavoro di un coordinamento che ho riunito anche oggi alle 18 per la terza volta in una settimana con i prefetti, che ringrazio per il grande lavoro che stanno facendo, i sindaci dei comuni capoluoghi, i presidenti di provincia in relazione di tutti gli altri sindaci, stiamo cercando di fare le cose al meglio insieme alla protezione civile. Alle 15 oggi parteciperò io personalmente alla conferenza delle regioni con il capo della protezione civile Curcio. Io credo che il governo debba mettere risorse per le famiglie che accolgono. Perché noi oggi abbiamo la stragrande parte delle famiglie che accolgono, ma seguo quello che hanno detto il prefetto Visconti di Bologna insieme agli altri prefetti, quello che ha detto il sindaco Lepore insieme agli altri sindaci. Noi stiamo facendo il massimo possibile, lo vedete, impegnati a garantire da un lato l'arrivo, l'accoglienza per povera gente che fugge dalla guerra e dalle guerre, sono per gran parte donne e di quelli totale circa la metà minori, cercheremo di integrare nelle scuole, però servono anche lì pedagogisti, servono interpreti per il tema della lingua, cercheremo di accompagnare anche a un tema di possibile lavoro per quelli che arrivano, avete visto già in provincia di Rimini sul settore turistico, insomma faremo tutto quello che serve. Serve però adesso che il governo metta mano a un po' di incentivi giusti, come si è fatto in altre emergenze, proprio per cercare di fare una rete di solidarietà che sia la migliore possibile. Ecco, vorremmo evitare le tendopoli, pronti alla bisogna se c'è un'emergenza che aumenta di tanto, ma vorremmo cercare un sistema di accoglienza e di integrazione vero. Serve da un lato un recovery plan europeo sull'energia. E serve che il governo faccia tutto quello che può in una fase straordinaria, così come bene abbiamo fatto, hanno fatto, con misure straordinarie, ad una situazione straordinaria che si chiamava pandemia sanitaria. Questa è come fosse un'altra pandemia non sanitaria perché colpisce tutti trasversalmente. In una terra questa poi che stava praticamente volando, avete visto i numeri dell'export e delle crescite, faremo tutto il possibile, è chiaro che servono misure europee e nazionali perché una regione da sola, ma lo sanno tutti, insomma non ce la può fare. Però anche noi faremo la nostra parte fino in fondo, ci auguriamo che la guerra termini, spero che le diplomazie trovino prima possibile, soprattutto per quella povera gente bombardata, costretta a scappare, a fuggire. Dopodiché però ci si schiera nettamente. Non si può considerare equidistanti un paese che bombarda e invade un altro paese democratico e sovrano e un paese, poveretti, che è bombardato e invaso. Questo sul fronte della logistica, poi ci sono le manifestazioni che se non altro servono per darsi un po' di forza e coraggio. Infatti, dopo la piazza laica del Crescentone, sabato per la pace e in solidarietà all'Ucraina, ieri la processione dei credenti al Colle della Madonna di San Luca con la chiesa bolognese che in qualche modo farà una settimana di preghiera appunto per il cessate il fuoco quanto prima da parte della Russia sull'Ucraina. Mentre da Roma al mondo echeggiavano le parole sempre più specifiche di Papa Francesco sul bombardamento dell'Ucraina da parte di Putin, in nome di Dio fermate a questo massacro, la processione bolognese dal Meloncello al Santuario della Madonna di San Luca dava un altro tangibile e numeroso segno di volontà di far cessare le armi,
a favore del dialogo, magari anche della pace, con due simboli soprattutto sugli altri: la bandiera gialla-azzurra dell'Ucraina, martoriata dall'aggressione russa, e l'icona della Madonna di San Luca, davanti alla quale nei prossimi giorni resterà accesa la lampada votiva, come segno di speranza e preghiera per una evoluzione positiva del conflitto scatenato improvvisamente dal Cremlino. A Papa Bergoglio, intanto, dal cuore della religiosità bolognese, rispondeva all'unisono il cardinale Matteo Maria Zuppi, che ha parlato delle violenze come di una bestemmia contro Dio. Con lui, nella salita al colle devozionale, tanti bolognesi, laici e credenti, cattolici, ortodossi, ucraini, russi e moldavi. Questi ultimi molto distanti alle nostre latitudini dalle farneticanti dichiarazioni del patriarca di Mosca di tutte le Russie, Kirill, a proposito di una giusta crociata contro l'Occidente, preda del lobby gay. Delirio a parte, le campane della arcidiocesi in serata hanno suonato assieme come ulteriore segnale di unità di intenti per una settimana di preghiera per la pace in vista della visita che l'arcivescovo di Bologna farà la prossima domenica alla chiesa di Santa Maria di Gesso, punto di riferimento locale dei fedeli ortodossi. Archiviamo al momento questa pagina, su cui torneremo naturalmente nel corso dei nostri prossimi telegiornali. Da oggi a Bologna anche la Polizia Municipale sarà dotata di taser, la famosa pistola a impulsi elettrici, che è già in dotazione a carabinieri e guardie di finanza. Da oggi anche a Bologna la polizia, impegnata nei controlli del territorio, avrà in dotazione il taser, l'arma a impulsi elettrici che usano anche i carabinieri e la guardia di finanza. La questura ha dotato di questo dispositivo gli equipaggi delle volanti e degli uffici di controllo del territorio dei commissariati cittadini, assegnandolo a personale che ha già seguito un corso di formazione. L'impiego del taser, che ha un puntatore elettrico e una torcia, segue un rigido protocollo. Prima si deve avvertire la persona da bloccare e informarla che si sta impiegando il taser. Contemporaneamente si avverte la sala operativa e si chiede un rinforzo. Si informa anche il 118. Poi si mostra il puntatore e, se la persona da bloccare non si arrende, si sparano i dardi elettrici. La scarica dura 5 secondi e immobilizza la persona. Prossimo obiettivo, come ha spiegato il sottosegretario del Ministero dell'Interno Nicola Molteni, sarà dotare di taser anche la polizia penitenziaria e gli agenti della polizia locale. E veniamo allo sport, perché ieri sera è andato in scena l'attesissimo derby di Bologna al Paladozza. Fortitudo contro la Virtus, finisce 82-85 per la Virtus, che conquista così la vittoria in un palazzetto caldissimo nel derby numero 112. Ce ne parla Luca Pincarle. Un clima rovente che non ha disatteso le aspettative. Nella metaforica sfida tra paradiso e inferno, presentata dalla curva della Fortitudo, alla fine ha avuto la meglio il paradiso. 82-85 è una tripla di differenza, far mangiare le mani alla Fortitudo in una gara che poteva rivelarsi estremamente utile anche in chiave salvezza. Nel bilancio prevalgono la qualità e la profondità di rosa della Virtus in una sfida che si è rivelata sin da subito equilibrata. Procida nel primo tempo trascina la F, 15 punti per lui a referto, ma sono Teodosic e Hackett a incidere e a fare la differenza senza Bellinelli a disposizione. La Virtus prima dell'intervallo cerca di allungare un paio di volte, ma la caparbietà della Fortitudo rispedisce il tentativo al mittente. Alla pausa è 43-46 e la schiacciatona di Procida, che significa più 2, è solo un'illusione momentanea per un Paladozza pienissimo al 60%, più o meno. Sono poi Alibegovic, Mannion e Sampson a produrre il massimo vantaggio della gara, un più 14 che però non stende l'orgogliosa Fortitudo, con Procida fuori per scelta tecnica e qualche acciacco. Poi la decisione è stata quella di concludere in quel modo. Tra l'altro Gabriele aveva subito un colpo, anche se era a disposizione per rientrare. Si va avanti punto su punto fino agli ultimi 20 secondi, che creano il momento di massima tensione. Wims fa 0-2 ai liberi, ma Cordini salva il possesso e dalla lunetta ci pensa poi Mannion. L'ultima preghiera della F nelle mani di Fraser, che però colpisce il ferro, consegnando il derby numero 112 nelle mani della Virtus. Facendo un passo cronologico indietro, nella domenica di ieri ai bolognesi è andato di traverso il pranzo della domenica. Il Bologna infatti perde il derby dell'Appennino 1-0 contro la Fiorentina, un altro derby molto atteso. Il Bologna si deve accontentare di due pali, arrivando così a toccare quota 17, ma come si sa i pali non fanno una rete.
derby dell'Appennino si apre con una traversa di Soriano. Sempre nel primo tempo anche un palo di Orsolini per portare a 17 il computo dei legni colpiti dai rossoblù in questo campionato. Non molto fortunato sicuramente il Bologna nei due episodi citati che potevano portare ad un epilogo diverso. Ma i pali sono anche gol sbagliati che bruciano ancora di più dopo l'espulsione di Bonifazzi per doppia ammonizione. L'ingenuità del difensore appena rientrato dal Covid costa cara ai rossoblù in 10 per tutto il secondo tempo. Nella ripresa colpisce il palo anche Torreira, sono le prove generali per il gol che la Fiorentina trova al 70esimo, sempre con Torreira. Ma tutta la seconda frazione di gioco in realtà è un monologo viola, interrotto soltanto nel finale da qualche timido tentativo rossoblù. Troppo ansiosi, dirà Mihajlovic nel post gara riflettendo sulla gara dei suoi. Si dovrà lavorare sulla testa dei giocatori perché la paura si può avere in altri ambiti, ma non certo in una partita di calcio, sottolineerà il tecnico. Domani la ripresa degli allenamenti a Casteldebole in vista del posticipo di domenica sera al Dall'Ara contro l'Atalanta. E la parte sinistra della classifica continuiamo a guardarla, sì, ma occupata dagli altri. Con questo servizio si chiude il nostro TG del pomeriggio, grazie di averci seguito, appuntamento ai prossimi notiziari. Da oggi l'informazione di ETV Rete 7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone. E potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale.